questo G7 si deve misurare innanzitutto con il problema che appunto non è un problema congiunturale, siamo di fronte a nodi strutturali, temo non di brevissimo periodo. Sarebbe utile riconoscere che il perimetro del G7 è insufficiente per dare delle risposte credibili e efficaci a questo problema. Piaccia o meno, la Russia è un interlocutore che va coinvolto per la soluzione di questo problema. In Iran qualche giorno fa è stato eletto, per fortuna, una leadership relativamente moderata, con la quale sarebbe sbagliato se prevalesse un atteggiamento degli Stati Uniti di ostilità e non si costruisse invece su quanto è stato fatto finora. Quindi credo che ci vuole un po' più di realismo, meno ideologia, riconoscere la portata dei problemi. Mi pare che il presidente Trump, nonostante le... La Russia non è nel G7, no, dobbiamo appunto, ricordarlo. È esattamente questo, però sì. La Russia non è nel G7, ma è un interlocutore fondamentale. Pare che dalle affermazioni che ha fatto nelle ultime ore il presidente Trump ha riconosciuto che serve cooperazione, che la NATO non è un ferro vecchio da archiviare. Quindi credo che vada... fatto un atto di realismo, dopodiché ci sono degli interventi che non possono essere rinviati. Continuare a vendere le armi a paesi del Medio Oriente come l'Arabia Saudita, cosa che fa l'Italia, che fa l'Unione Europea, i paesi dell'Unione Europea, che ha fatto Trump nella visita che ha avuto 3 giorni fa, aggrava il problema, perché una parte consistente di quelle armi vanno a finire a fazioni islamiste diciamo che combattono nemici che in quel momento sembrano i nemici prioritari e che poi diventano invece fonte di ulteriore caos. Va fatto uno sforzo diplomatico, riconosciuti gli errori enormi che si sono commessi negli anni scorsi. Il caos in Libia non è arrivato per diciamo una causa naturale, è stato frutto di scelte drammaticamente sbagliate, come quello che è successo in Iraq. Quindi questo G7 dovrebbe prendere atto di un quadro drammaticamente complicato rispetto al quale va compiuta un'inversione di rotta con realismo, se vogliamo appunto intervenire sulle cause e non solo sui i fenomeni che hanno le caratteristiche complesse che ricordava prima il presidente Massolo. Sì, prima